Allora, oggi facciamo una lezione, un'esercitazione sulla simmetria nelle strutture. E poi applicheremo questa cosa alle strutture iperstatiche. Vediamo di avere una struttura di questo tipo. E supponiamo, supponiamo di avere una struttura di questo tipo. Come sapete, la struttura è composta da un unico corpo che ha 3 gradi di libertà. I gradi di vincolo sono 7, perché abbiamo 2 più 3, 5, quindi 2, 7. Quindi la struttura è candidata ad essere 4 volte iperstatica, lo è perché non ci sono altri di modo permessi. Però notiamo che la struttura è simmetrica rispetto a questo asse ed è caricata in modo simmetrico. Allora ci aspettiamo che anche le sue reazioni vincolari saranno simmetriche. Quindi ci aspettiamo che cosa? Beh, i carichi esterni rimangono così come sono. Ma se qui, se la reazione orizzontale di questa cerniera vale A, è chiaro che la reazione orizzontale dell'altra cerniera deve essere sempre A per simmetria. Se la reazione verticale della cerniera di sinistra vale B, anche la reazione verticale della cerniera di destra vale B, con i segni simmetrici. Non solo, se qui abbiamo un incastro, che cosa vuol dire? In generale qui abbiamo una reazione che ha una forza verticale, una forza orizzontale e una coppia che sono arbitrarie. Però, se è vero che questa struttura è simmetrica e che è caricata in modo simmetrico, abbiamo detto che anche le reazioni vincolari devono essere simmetriche. Che cosa vuol dire? Vuol dire che anche le reazioni vincolari di questi incastri devono essere simmetriche rispetto a cosa? Rispetto all'asse. E quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che, ad esempio, questa reazione A vincolare è simmetrica perché? Perché è uguale a quella ribaltata. Cioè questa reazione A qui è simmetrica rispetto a questa. Per quale motivo? Perché noi possiamo prenderne una, ribaltarla e verificare l'uguaglianza. Questo vincolo sta sull'asse di simmetria e quindi uno prende la reazione vincolare, ad esempio la reazione B, la ribalta e deve dire che queste due reazioni vincolari devono essere uguali. E quindi impone l'equazione D uguale a meno D, che implica che D è uguale a 0. E quindi D la togliamo. Stessa cosa per C. Questa reazione C, ne prendiamo il simmetrico, che è C stesso, e quindi dobbiamo imporre che C è uguale a C, ma questo già lo sapevamo. Quindi su C non possiamo dire nulla, o almeno nulla possiamo dire da questa equazione. Stessa cosa per E. Noi abbiamo questa coppia, la ribaltiamo, ma ribaltarla significa avere quest'altra coppia. E quindi E è uguale a meno E, il che significa che E è uguale a 0. Non solo, poi che cosa possiamo dire di questa struttura? Possiamo dire che certamente la somma delle forze orizzontali, la somma delle forze verticali e la somma dei momenti deve essere nulla. E quindi, se noi facciamo la somma delle forze orizzontali, che cosa abbiamo? Abbiamo che A meno A uguale a 0. E quindi, ancora una volta, A uguale A e non abbiamo nessuna informazione. Per quanto riguarda la somma delle forze verticali,
abbiamo che b più c più b è uguale a 0. Quindi otteniamo che 2b più c è uguale a 0. E poi abbiamo la somma dei momenti uguale a 0. Ad esempio, scegliamoci un polo, ad esempio questo polo qui, A e A non fanno momento, e B fa un momento pari a meno B per L, quest'altro B fa un momento pari a più B per L, quindi si annullano, la forza C non fa momento, questa coppia ha un momento pari a meno M, questa coppia ha un momento pari a M, quindi si sommano e si dividono, quindi la somma dei momenti non ci dà nessun contributo, 0 uguale a 0. Quindi l'unica informazione che abbiamo dal bilancio è che C è uguale a meno 2B. E quindi possiamo cambiare il verso di questa freccia e chiamarla 2B. Allora abbiamo trovato che da una struttura 4 volte iperstatica abbiamo dedotto una struttura 2 volte iperstatica. Perché? Le reazioni vincolari possibili, compatibili con le considerazioni di simmetria svolte, non sono più infinito alla 4, ma infinito alla 2. Un ragionamento analogo si deve svolgere quando la struttura è simmetrica, ad esempio questa stessa struttura, ma è caricata in modo antisimmetrico. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che le reazioni vincolari pure saranno antisimmetriche. E allora facciamo nello schema di corpo libero, quindi togliamo i vincoli e li sostituiamo con le reazioni vincolari erogabili. Allora, se qui abbiamo una forza orizzontale A, dall'altra parte dobbiamo avere una reazione antisimmetrica. Quindi la reazione simmetrica sarebbe questa, la reazione antisimmetrica è l'opposto e quindi abbiamo questa. Se qui abbiamo una reazione B, dall'altra parte dobbiamo avere una reazione antisimmetrica. La reazione simmetrica sarebbe quella vista prima, la reazione antisimmetrica è quella opposta. E poi ancora una volta qui abbiamo un vincolo sull'asse di simmetria o antisimmetria che si voglia, e quindi qua possiamo scrivere ad esempio C, B ed E. Però anche queste tre reazioni devono godere delle stesse, devono godere della proprietà di simmetria. E quindi, o di quella proprietà in questo caso di antisimmetria. E quindi, ad esempio, prendiamo in considerazione la reazione C orizzontale. Dobbiamo dire che questa è uguale ed opposta alla sua simmetrica. Quindi la ribaltiamo, troviamo quindi questa reazione, e dobbiamo dire che queste due sono uguali o opposte. Quindi dobbiamo dire C uguale all'opposto di meno C, e quindi C uguale a C, e quindi questa considerazione non, questa equazione non ci fornisce nessuna informazione. Vediamo ora la reazione verticale. La reazione verticale qui abbiamo D, la simmetrica è se stessa, questa deve essere uguale all'opposto di se stesso, quindi D uguale a meno D, e quindi mi dice che D è uguale a 0. D lo tolgo. Stessa cosa su E. Faccio la reazione simmetrica, che è questa. E dobbiamo dire che E è uguale a meno meno E. E quindi E è uguale a E, e non abbiamo nessuna informazione da questa equazione. Inoltre abbiamo anche il bilancio delle forze, che deve essere soddisfatto, nonché quello dei momenti. Dal bilancio delle forze otteniamo che A più C più A uguale a 0, e quindi 2A più C uguale a 0.
Dal bilancio delle forze della direzione verticale abbiamo che B meno B è uguale a 0, ma già lo sapevamo. Dal bilancio dei momenti, ad esempio rispetto allo stesso polo, questo centrale, che cosa otteniamo? Otteniamo che il momento di A è 0, il momento di B vedete che vale meno B per L, ma il momento di B dall'altra parte vale ancora una volta meno B per L, quindi il momento delle due reazioni vale meno 2B per L. Il momento di C è nullo, perché il braccio è nullo. Il momento di E è sempre lo stesso, quindi più E. E più E, e poi abbiamo uguale a 2m, meno 2m uguale a 0, quindi uguale a 2m. E quindi da queste due equazioni che cosa ricaviamo? Ricaviamo che al posto di C possiamo scrivere meno 2A e quindi possiamo cambiare verso alla freccia e chiamare e ribattezzare questa reazione 2A. Non solo, al posto di E possiamo mettere 2M più 2B per L. Quindi al posto di E possiamo mettere 2m più 2b per L. E quindi ancora una volta abbiamo ridotto una struttura iperstatica 4 volte ad una struttura con un grado di iperstaticità minore a causa del fatto che abbiamo individuato una simmetria, un'antisimmetria nella struttura, in particolare una simmetria nella struttura e un'antisimmetria nei carichi. Poi uno si può divertire a svolgere i vari problemi isostatici che queste due strutture, ad esempio, ci porgono. Ad esempio, volendo risolvere la struttura simmetrica, ci ricordiamo che cosa? Che questo è il problema, diciamo, iniziale, chiamiamolo problema simmetrico. Questo è uguale al problema zero del problema simmetrico più, diciamo, a volte il problema 1 del problema simmetrico più b volte il problema 2 del problema simmetrico. E stessa cosa qui, il problema antisimmetrico sarà uguale al problema 0 del problema antisimmetrico più a volte il problema 1 del problema antisimmetrico più b volte il problema 2 del problema antisimmetrico. E quindi dobbiamo individuare questi 6 problemini isostatici. Dobbiamo vedere banalmente il problema 0 e il problema simmetrico qual è? È quello in cui è questo problema simmetrico, però dobbiamo porre a 0 A e B. E quindi è questo. Da cui ricaviamo che cosa? Che certamente la n del problema 0 simmetrico è uguale a 0 ovunque, così come pure la t del problema 0 simmetrico è uguale a 0 ovunque. Mentre la n del problema 0 simmetrico ha un diagramma che sarà fatto così. Qui deve essere 0, qui deve essere m, cioè una discontinuità. Quindi dovrà essere fatto in questo modo. No, proprio le fibre tese verso il basso. Ok? Questo è il diagramma del problema 0 simmetrico.
poi avremo anche il problema 1, che sarà quello in cui A uguale a 1 e M uguale a 0. Problema 2, quello in cui B uguale a 1, A uguale a 0 e M uguale a 0. Ovviamente nel problema 1 abbiamo A uguale a 1, B uguale a 0 e M uguale a 0. E poi uno applica il principio della prova virtuale e risolve il problema. Io vi volevo far notare che nei problemi simmetrici, quando andate a fare i diagrammi, questi diagrammi, vista la convenzione che abbiamo utilizzato per le azioni di contatto, per qualsiasi convenzione, quello che dico è vero, però guardando la convenzione possiamo dire che N è simmetrico, quindi rimane simmetrico nei problemi simmetrici, così come M rimane simmetrico nei problemi simmetrici. T invece, essendo antisimmetrico, è un diagramma che è antisimmetrico nei problemi simmetrici e simmetrico nei problemi antisimmetrici. Un modo per vedere questo può essere disegnare il diagramma del problema 0 antisimmetrico, cioè il diagramma del problema 0 di questo esercizio. Un esercizio antisimmetrico. La struttura è questa, per il problema 0 devo imporre che A e B sono nulli. Quindi vedete che A e B sono nulli. Abbiamo questa coppia e abbiamo anche un'altra coppia che vale 2m. E quindi il diagramma in questo caso a cosa uguale? È questo, il diagramma qui sotto, qui sopra, m. Diagramma antisimmetrico, perché l'asse di simmetria è questo: quando ho 0 ho meno 0, cioè sempre 0. Quando ho m con le fibre tese sotto, dall'altra parte ho m con le fibre tese sopra. Quando sto proprio sull'asse di simmetria, vedete, se voi ribaltate, effettivamente è l'opposto, come vedete anche graficamente. Qui invece, in un problema simmetrico, il momento di tutti i punti che stanno sull'asse di simmetria deve essere per forza nullo. E va bene. A questo punto, questo è. A questo punto facciamo un esercizio, se non ci sono domande. Vediamo di dover risolvere questo problema. Qui abbiamo una struttura chiusa, qua abbiamo una cerniera interna e poi un ramo di questa struttura è riscaldato con una temperatura T barrato. Riscaldato perché T barrato è maggiore di 0. Come si risolve? Allora, si sostituisce ai vincoli le reazioni vincolari erogabili. Thank you.
Poi sicuramente si fa il bilancio delle forze nella direzione orizzontale, vediamo qual è. Il bilancio delle forze nella direzione verticale del B uguale a B, non potete dire nulla. Però, una cosa potete dire. Diciamo, dal bilancio delle forze ottenete che questa struttura è due volte iperstatica, perché per ogni A e per ogni B la struttura è bilanciata. Però, vi potete rendere conto che la struttura è simmetrica rispetto a questo asse ed è anche caricata in modo simmetrico, perché la temperatura si incrementa nei punti dove si incrementa da una parte rispetto all'asse di simmetria, si incrementa dall'altra parte dello stesso valore. Pertanto anche le reazioni vincolari devono essere simmetriche. Se sono simmetriche queste reazioni vincolari, che significa? Che a che cosa deve essere uguale? Deve essere uguale alla reazione vincolare dall'altra parte. Allora vedete, A lo ribaltate, ottenete lo stesso A, e quindi dovete dire che A uguale a A, perché abbiamo simmetria. A uguale a A non ci porta a nulla. B lo ribaltate, diventa questo, e dovete dire che B uguale a meno B. La cosa vi implica quindi che B è uguale a 0. Ora, se B è uguale a 0, avete ridotto la vostra struttura due volte per statica ad una struttura una volta per statica. Questa struttura è anche abbastanza notevole, perché il suo problema 0, questa è una struttura, diciamo, P del problema iniziale, che è uguale al problema 0 più a volte problema 1. Ma il problema 0 è scarico, perché nel problema 0 è quello in cui A uguale a 0, ma se A uguale a 0, N ed M sono nulli. Il problema 1 invece ha uno schema di corpo libero fatto così. Che implica una N1 fatta così, un taglio che invece è fatto così, ed è qui il taglio deve essere nullo. Per fare questi diagrammi uno può dire subito: non ci sono carichi distribuiti, quindi N e T sono tutti costanti. Non solo, qui N è per forza meno 1, qui meno 1, qui è per forza 0, perché basta fare un taglio che sta qui, poi fate sbilancio di questo tratto e ottenete che nella direzione verticale non abbiamo reazioni. Cioè, siccome nella direzione orizzontale abbiamo una reazione pari a 1, quindi il taglio è diverso da 0. E infatti varrà 1 nelle parti laterali. Ora, 1 o meno 1, a sinistra, per la nostra convenzione, qui è positivo e qui è negativo. Uno e uno. Mentre il diagramma del momento com'è fatto? Beh, se qui il taglio è zero, il diagramma del momento qui è costante. Ma se all'estremo è 0, certamente il momento è 0. Poi qui il taglio è costante, quindi M è lineare, e quindi arriverà fino ad L questo momento. Perché fino a L? Perché il tratto è lungo L. Queste sono le dimensioni della struttura. Siccome il tratto verticale è lungo L,
il taglio è lungo 1, al massimo in un momento arriverà fino ad L. Poi qui il taglio è 0, nella parte orizzontale il taglio è 0, quindi il momento è costante, quindi deve rimanere pari a 1. E poi riscenderà a 0. E quindi questo è il diagramma del momento del problema 1. Osservate che se il problema iniziale è simmetrico, è chiaro che anche i problemi 0 e 1 devono essere simmetrici. Il problema 0 è scarico, il problema 1 è certamente simmetrico nei suoi carichi, ma anche nei suoi diagrammi di n e di m, mentre il diagramma di T è antisimmetrico, perché abbiamo detto che i diagrammi del taglio sono antisimmetrici nei problemi simmetrici. Quindi i diagrammi dell'azione di contatto assiale, quella del momento flettente, nelle strutture simmetriche caricate in modo simmetrico, rimangono simmetrici, e infatti questi sono diagrammi simmetrici. A questo punto uno fa il problema, il lavoro delle forze esterne, quanto la cosa è uguale, deve essere uguale al lavoro di queste forze esterne, che di per sé possono anche essere diversi da zero, ma uno uguale opposto all'altro, perché fanno lavoro su, loro sono due forze opposte, fanno lavoro su uno spostamento unico, quindi c'è una cerniera interna nel problema iniziale, e quindi il lavoro delle forze esterne è zero, che è uguale al lavoro delle forze interne. Ma vediamo il lavoro delle forze interne a che cosa è uguale. Beh, deve essere uguale alla parte, al contributo di n più contributo di m. Vediamo ora il contributo di n. Il contributo di n è questo, integrale. Allora, supponiamo di avere, di calcolarlo per questo tratto qui. Qui abbiamo l'integrale tra 0 ed n mezzi di n1, cioè di meno 1, che moltiplica la somma di due tipi di deformazioni, quelle termiche e quelle meccaniche. Quelle termiche qui è 0, non ci sono deformazioni, e quelle meccaniche invece sono date da che cosa? Da n del problema iniziale diviso kn. Ma la n del problema iniziale a che cosa è uguale? È uguale alla n del problema 0 più a volte la n del problema 1 diviso kn. Però ogni volta che avete n, t ed m del problema 0, in questo esempio n0 uguale a 0, quindi la n0 non ce l'avete, non solo la n1 uguale a meno 1, ma meno 1 per meno 1 fa 1, e quindi una cosa che potete scrivere è a su kn l'integrale tra 0 e 2 mezzi, che è una costante, e quindi l'integrale su questo tratto vi viene semplicemente a n mezzi diviso kn. Vediamo ora su questo tratto verticale. Ma su questo tratto verticale n1 è 0, e quindi dovete fare n1 per qualcosa che potete anche ricavarvi cosa, ma 1 per, ma 0 per qualcosa è sempre 0. Quindi su questo tratto verticale non abbiamo contributi, su questo tratto orizzontale dividiamo, facciamo soltanto in questo primo tratto qui, e allora qui che cosa avete? Avete sempre l'integrale più l'integrale tra 0 e delle mezzi di n1, che in questo caso vale 1, che moltiplica la deformazione termica e la deformazione meccanica. Ma la deformazione termica è uguale ad alfa t barrato. La deformazione meccanica che cosa è uguale? È uguale a n0 più a volte n1 diviso kn. N0 è 0, quindi rimane a volte n1, che è 1, diviso kn. Ma questo è l'integrale di una costante, allora semplicemente dovete moltiplicarlo per n mezzi. Ora, quello che avete detto nella parte sulla parte di destra sarà esattamente la stessa cosa sulla parte di sinistra. Quindi dovete moltiplicare per 2
sia questo qui che questo, ma dall'altra parte avete 0, quindi non è inutile. Vabbè, diciamo, dovete moltiplicare, facciamolo bene, dovete moltiplicare per 2, quindi non c'è questo 2 e non c'è questo 2. E così avete dato il contributo di n. Ora vediamo il contributo di m. E quindi fate più. Vediamo il contributo di questa parte orizzontale. Ma questa parte orizzontale m1 è 0 e quindi non ha nessun contributo, perché avremo m1 che moltiplica qualcosa. Se m1 è 0 non c'è questo contributo. Vediamo il contributo della parte verticale. E abbiamo un integrale da 0 ed l, questa parte verticale è lunga l, di m1 che moltiplica, diciamo, sotto Kn e sopra m0, che è 0 più a volte m1. Ma m1 qui quanto vale? Beh, se avete questa scissa curvilinea e la chiamate S, questa scissa curvilinea la chiamate S, quella m1 deve valere per forza S su L, perché è una costante, in 0 vale 0 e in L vale 1. Quindi questa costante è S su L, il segno non mi interessa, perché quello che mi interessa è m1 al quadrato, e quindi al posto di m1 al quadrato mettete S al quadrato su L al quadrato e ne fate l'integrale inverse. Il valore di m1 doveva essere L? Il valore di m1 su questo tratto qui. Ah, al limite? Al limite giustamente non vale 1 ma vale L. Ha ragione. Quindi il valore di m1 è S e non è S su L. E quindi non c'è questa chiamata sotto. Vediamo ora il contributo. Risolviamo questo integrale. Semplicemente abbiamo A su Kn che può essere portato fuori. L'integrale di S quadro è L cubo terzi, quindi al posto dell'integrale di S quadro scriviamo L cubo terzi. Vediamo ora il contributo di questa parte orizzontale, sempre fino alle mezzi, e dovete fare che cosa? Più l'integrale fra 0 ed L mezzi di M1 che moltiplica M0 che è 0 a M1 diviso Kn, la stessa cosa. Ma vedete che M1 questa volta vale, è costante, vale L. Ora più o meno L non mi interessa, perché M1 al quadrato fa L al quadrato. Ma questa è un'integrale di una costante, quindi semplicemente a posto di fare l'integrale moltiplicate per L mezzi. Al posto di L quadro mettete L cubo e dividete per 2. Il tutto è uguale a 0. Allora, questo tipo di... spesso si fa l'assunzione non solo che la trave è indeformabile al taglio, e quindi trascurate nel lavoro delle forze interne il contributo di T1 del taglio, perché KT lo considerate infinito, ma a volte oltre a questa semplificazione si fa un'altra semplificazione, e cioè che la trave è puramente flessibile o inestensibile. Questo significa che Kn va all'infinito. Però vedete che se è vero che dire trave indeformabile al taglio significa dire che il contributo del taglio al lavoro interno è nullo, dire che la trave è inestensibile non significa dire che il contributo dell'azione assiale è nullo, perché se ci sono degli incrementi di temperatura, come in questo caso, anche se Kn va all'infinito, quindi questo se ne va e questo se ne va, rimane L alfa t quadrato. E quindi nel caso in cui non solo kt va all'infinito ma kn va all'infinito, noi abbiamo che
abbiamo che cosa? Abbiamo L alfa t barrato più questi due addendi uguale a 0. Ma la somma di questi due addendi quanto fa? Un terzo più un mezzo fa 2 sesti più 3 sesti fa 5 sesti. E quindi che cosa avete? Avete 5 sesti a L al cubo su Kn più ancora L alfa il barrato uguale a 0. Quindi ottenete il cubo si va, diventa 2 e questo se ne va, e quindi ottenete che A è uguale a meno alfa t barrato per 6 Kn diviso 5 L al quadrato. Quindi ottenete che A è negativo. Ottenete che A è negativo. E vi torna con la logica, con l'intuito più che altro. Se qui avete una estensione, questo tende ad allargarsi, ma siccome c'è una cerniera, poi l'azione di questa parte su questa vi fa in modo di tirarlo verso la cerniera, di tirare questa sezione verso la cerniera, e quindi questa forza deve essere negativa, questa forza A, stessa cosa dall'altra parte. Quindi il fatto che sia negativa è logico. Non solo, più è grande il coefficiente di dilatazione termica, più è grande A. Più è grande l'incremento di temperatura, più è grande A il modulo almeno. Poi vedete questo, più è rigida la struttura, quindi più Kn è grande, più è grande A. Perché è chiaro che questo incremento di temperatura che sta qui si deve propagare fino a qua. E quindi se la struttura fosse molto flessibile, questa reazione vincolare sarebbe quasi trascurabile. Non solo, più è lunga L, più questa reazione è piccola. E quindi avete trovato il problema 0 che è scarico, avete trovato tutto del problema 1, moltiplicate il problema 1 per A, che sono tutti i dati del problema, ottenete la soluzione. Domande? Passiamo al caso antisimmetrico. La struttura adesso non è più caricata nella parte orizzontale superiore, ma nelle parti verticali. Nella parte a sinistra l'incremento di temperatura è positivo, ovvero la trave si scalda, nella parte a destra l'incremento di temperatura, essendo negativo, la trave si raffredda. Chiamare questo incremento di temperatura di barrato e questo meno t barrato significa che le due, che tanto si scalda da una parte, tanto si raffredda dall'altra. Di conseguenza la struttura, che è simmetrica rispetto a questo asse, diventa antisimmetrica.
adesso alla cerniera le reazioni vincolari, quindi togliete la cerniera e sostituite le reazioni vincolari erogabili bilancio delle forze e dei momenti non vi dice nulla. Se voi adesso ribaltate questa forza dall'altra parte, ottenete la forza orizzontale, ad esempio la mettete dall'altra parte, ottenete questa forza che vale a, siccome questa reazione, queste reazioni vincolari devono essere antisimmetriche, A deve essere uguale a meno A, e quindi scoprite che questa volta A non è più diverso da 0 ma è uguale a 0. Andiamo ora a B, lo mettete dall'altra parte, B deve essere uguale a meno meno B, e quindi non sapete nulla di questo B. E quindi l'unica cosa che potete dire è che avete ridotto una struttura due volte iperstatica ad una struttura una volta iperstatica, la cui incognita iperstatica questa volta è invece pari a B. Quindi il problema iniziale si scrive come problema 0 più b volte problema 1. Il problema 0 è quello con b uguale a 0 e quindi è scarico prima. Il problema b o il problema 1, che dir si voglia, si scrive in questo modo: qui c'è 1 e qui c'è 1. Questo è lo schema di corpo libero. Dal quale possiamo ricavare anche il diagramma del problema 1, il diagramma dell'azione assiale del problema 1. Questa parte naturalmente è 0, questa parte invece è 1 in compressione, e qui invece abbiamo un 1 in estensione. Mentre per il taglio, i tratti orizzontali, avremo un meno 1, e meno 1 sarà pure da quest'altra parte. Nei tratti verticali sarà 0, sempre perché se io faccio un taglio qui, per mantenere in equilibrio questo tratto devo avere una forza tagliante verso il basso, quindi meno 1. Se invece faccio il taglio qua, per avere un equilibrio del restante di questa parte qui, devo avere semplicemente una forza verticale. E quindi questo è il diagramma del problema 1. Il diagramma invece del problema dell'azione M del problema 1 è fatta così: qui abbiamo certamente 0 perché è un estremo dove agiscono coppie, però abbiamo un taglio che è costante e quindi abbiamo un momento che è lineare, quindi questo momento va a crescere fino a qui e va a crescere pure dall'altra parte. Naturalmente qui la crescita è opposta, perché vedete che a destra, nello schema di corpo libero, il tratto orizzontale di destra per il basso, avete una fibra tesa in basso, mentre nel tratto di sinistra avete una fibra tesa in alto. Quindi nei tratti verticali, avendo una T 0, la M è costante, e quindi questa M
è costante e rimane. Quanto vale questo valore? Beh, vale 1 per L mezzi, quindi L mezzi. Nel tratto superiore? Qua ho dimenticato una cosa del taglio, perché vedete che se io faccio un taglio qui, devo bilanciarlo, devo bilanciare il tratto che mi rimane con una forza, tipo se bilancio la parte a destra, lo devo bilanciare con una forza verso il basso, e quindi è un taglio quello positivo, no? La trave che il pezzo che mi rimane è fatto così, quindi ruota, in questo concio ruota in senso antiorario, così ruota in senso antiorario così come la convenzione, e quindi questo tratto è positivo. Il valore è 1. Quindi positivo 1. Di conseguenza nel tratto superiore della M, se il taglio è costante, il momento è lineare. Beh, agli spigoli non abbiamo nessuna coppia concentrata, quindi devo semplicemente riportare il momento. Da qua, lo riporto qua, e quindi il momento si fa così, essendo lineare va da una parte all'altra, siccome sono uguali ma anche se opposti, è chiaro che al centro sarà zero, e quindi questo è il momento del problema 1. L'estremo basta scrivere qui L mezzi e automaticamente, se devo scrivere anche qui, e la cosa è logica, anche graficamente è esaustiva. Notiamo allora che per un problema con una struttura simmetrica caricata in modo antisimmetrico, lo schema di corpo libero è chiaramente antisimmetrico, perché lo spazio di simmetria sta qui, le reazioni vincolari sono antisimmetriche. N ed M mantengono l'antisimmetria, infatti se qua è più, qua è meno, qua cambia sempre, se qua è lineare, qua è sempre lineare, qua la ripresa in basso, qua la ripresa in alto. Più la ripresa da una parte, più la ripresa deve essere dall'altra, no? Che dovete ribaltarlo e vedete che dovete cambiare la ripresa. Mentre il taglio, cambiando la simmetria, l'antisimmetrico diventa simmetrico. Questo che cosa implica? Implica che, certamente, il lavoro delle forze esterne è nullo, che è uguale al lavoro delle forze interne. Il lavoro delle forze interne dà un contributo di N e un contributo di M. Il contributo di N vedete che il contributo di N della parte orizzontale è nullo, e quindi N1 moltiplicato per qualcosa non ha molto senso andare avanti. Quindi andiamo a vedere il contributo della parte verticale. Il contributo della parte verticale è certamente un integrale che va fra 0 ed L, qua ci dovete mettere N1 e poi dovete sommare una parte meccanica da una parte termica. Nella parte termica a destra era positivo o negativo? Positivo. Se a destra era positivo, qua dovete mettere, valeva più t barrato, e quindi più alfa di quanto si è incrementato, più t barrato, quindi più alfa t barrato. Il contributo della parte meccanica andrebbe così. Allora supponiamo che
che la struttura sia puramente flessibile, allora questo contributo della parte meccanica non c'è e quindi rimane n1 per alfa quadrato, ma n1 qui vale meno 1 e quindi essenzialmente potete mettere meno alfa quadrato. Il contributo invece orizzontale è nullo. Vediamo il contributo dall'altra parte. Il contributo dall'altra parte è lo stesso, perché n1 cambia segno. Qui dovete, come era scritto questo? Era scritto così: n1 che moltiplica, diciamo, alfa t quadrato. Ma mentre a destra n1 era negativo e qui ci dovete mettere al posto di t quadrato più t quadrato, a sinistra n1 cambia segno, ma al posto di t quadrato dovete mettere meno t quadrato e quindi essenzialmente è lo stesso contributo. Quindi se avevamo un integrale di meno alfa t quadrato per 0 ed l, quindi essenzialmente un meno alfa t quadrato l, considerando tutte e due le parti dovete mettere meno 2 alfa t quadrato l. E poi il classico contributo della parte flettente. Allora andiamo a considerare questo tratto di destra, in basso. Questo tratto, quella dipendenza funzionale si può esplicitare come, sempre come S, perché in 0 vale 0, in L mezzi vale L mezzi, e quindi che cosa avete? Un integrale tra 0 ed L mezzi di M1, cioè S, che moltiplica M1 diviso Km, perché M0 è 0, e quindi S quadro su Km in S. Poi più la parte verticale che vale L mezzi, e quindi l'integrale tra 0 ed L di L mezzi che moltiplica ancora L mezzi diviso Kn. Il contributo della parte superiore, se voi fate un'ascissa curvilinea dal centro a destra, è sempre lo stesso. E quindi essenzialmente questo deve essere moltiplicato per 2 e otteniamo il contributo anche della parte superiore. Poi dovete mettere tutto quello dall'altra parte, della parte di destra, e quindi dovete moltiplicare tutto questo per 2. E quindi andare a fare il conto. Questo 2 se ne va e quindi avete alfa t quadrato l uguale a che cosa? A questo primo, cioè 2 su Km per l'integrale di S quadro che vale L cubo terzi, quindi un terzo, scusate, L mezzo al cubo terzi, quindi L al cubo diviso 8. Come? Giusto, giusto, perché questo è M1 che moltiplica 0 più B volte, più B volte, mentre qui non c'è l'incognita, e quindi qui c'è da mettere l'incognita B. Dall'altra parte, quindi, che cosa avete? Avete certamente B, certamente L alla seconda diviso 4 Km, poi ancora un L, quindi L al cubo. E quindi qua avete 2 che diventa 1 e l'8 che diventa 4. Un dodicesimo più 3 dodicesimi fa 4 dodicesimi, quindi un terzo. E quindi diventa B L al cubo su 3 Km. E quindi ovviamente che B è uguale ad alfa t quadrato
per 3 per Km diviso L al quadrato. Allora, ancora una volta B è tanto più grande quanto più è sensibile all'incremento di temperatura la struttura, quindi A tanto più grande A. Tanto più grande è l'incremento di temperatura T barra A, tanto più grande quanto più è rigida la struttura, quindi quanto più Km è grande, tanto più piccolo è tanto più grande quanto più piccolo è L. Che naturalmente più grande è L e più questo il significato della temperatura decresce su il valore di B. Vediamo ora il segno, come era fatto questo segno. Bisogna un attimo riguardare il conto. Allora, qui era positivo o negativo? Quindi negativo, quindi qua è certamente minore di 0, quindi qua maggiore di 0, e qua la B era positiva come? La destra era verso l'alto, la sinistra verso il basso. Così. 1 e 1. Questo era il problema 1. Ma chiaramente il problema iniziale è fatto così. C'è un B. E quindi questo è il problema iniziale. Guardate, se questo si allunga e questo si accorcia, la deformata senza cerniera interna sarebbe così, sarebbe stata. No, è l'opposto. E se questo si allunga e questo si accorcia, la deformata sarebbe stata così. Quindi negativo. Ma mi è, però qui mi avete detto che ho sbagliato quando erano molti segni davanti. Perché mi ricordo che prima ha detto che qua era positivo, quindi questo qui è un segno più. E basta, che ha messo andato lì. Perché il contenuto di n è 0 qui, qui e qui. A sinistra il contenuto di n a che cosa uguale? Il contenuto di n è certamente due volte, perché quello di destra è uguale a quello di sinistra, l'abbiamo già visto, l'integrale fra 0 ed L di n1, che è meno 1, che moltiplica la parte meccanica e la parte termica. La parte meccanica è 0 per Kn all'infinito, la parte termica invece è alfa t barrato, ma t barrato qui vale meno t barrato, e quindi più t barrato in S. Siccome questa è costante, questo vale 2 alfa t barrato L. 2 alfa t barrato L più eccetera. Togliendo questo 2 e togliendo questo 2, otteniamo che alfa t barrato è uguale a meno questo, e quindi meno questo, e quindi meno questo. E quindi questo segno, che ce l'avevamo perso, avendo controllato male sul foglio, ce lo siamo recuperati semplicemente guardando a logica, con la logica. Perché da questa struttura deformata, senza cerniera, si capisce subito che la presenza di una cerniera vorrebbe dire che l'azione di questa cerniera su questa sezione dovrebbe essere con una forza dovrebbe essere quella di una forza verso il basso, quindi opposta al verso di B, quindi B negativo.
domande? Sì, come ti ho detto prima, cioè contribuiva a farli allontanare invece. Esatto. Se fosse venuto un B positivo, o c'era qualcosa che mandava con l'intuito, cosa possibile, o c'era qualcosa che mandava con i conti, cosa altrettanto possibile in questo caso. Ora, non sempre l'intuito aiuta nella ricerca dell'errore. Però è una verifica che comunque va sempre fatta. Quanto manca? Sono le 5:10. Possiamo fare un altro esercizio che lo possiamo fare, ad esempio, così. Ah, facciamo due difficoltà in più. Abbiamo la forma un po' più complicata e poi la struttura è chiusa. È una struttura sempre antisimmetrica, ma la struttura è chiusa. Quindi, ad esempio, in un ipotetico punto della struttura che possiamo scegliere, notiamo che, anzi, possiamo dire, in qualsiasi punto di una struttura chiusa, ma anche in un qualsiasi punto di una diciamo, in qualsiasi punto di una qualsiasi struttura, che non è in presenza, che non condivide la locazione di un vincolo esplicito, è situato certamente in un incastro interno. Quindi quando non vedete un vincolo, non significa che non c'è. C'è, ma è un vincolo che ce ne sono talmente tanti che si disegnano ogni punto della struttura in un incastro interno. Quindi che cosa vuol dire? Che per trovare un problema isostatico da risolvere dovete rompere questa struttura, quindi rompere la struttura di quel punto e quindi equivalentemente togliere un incastro interno. Per ripristinare l'azione di un incastro interno dovete disegnare, dovete ripristinare meccanicamente non solo con le forze, quindi non solo con delle forze orizzontali e verticali, ma anche con una coppia C e C. E quindi la vostra struttura è tre volte iperstatica. Però possiamo vedere che la struttura rispetto a questo asse di simmetria, che è il punto che lo siamo scelti apposta, la struttura di per sé è simmetrica e i carichi sono antisimmetrici. Di conseguenza anche queste tre reazioni vincolari A, B e C devono godere della stessa simmetria. Vediamo allora la forza A. Ma la forza A, se voi la ribaltate dall'altra parte e poi gli cambiate segno, questo deve essere uguale ad A, a quest'altra forza, voglio dire. E quindi dovete scrivere che A è uguale a meno A. E quindi trovate che A è uguale a 0. Stessa cosa per la coppia C. La coppia C la ribaltate dall'altra parte e poi di cambiare segno, dovete dire che è uguale a questa coppia di destra e quindi ottenete che C è uguale a meno C. Sulla forza B invece, B lo ribaltate dall'altra parte seguendo l'asse di simmetria, di cambiare segno e trovate che B è uguale a B.
Quindi che cosa avete? Avete che A e C sono 0 e rimane soltanto B. E quindi avete ridotto una struttura 3 volte iperstatica ad una struttura 1 volta iperstatica. Notare che se io qui avessi avuto un incremento di temperatura, non un decremento di temperatura, la struttura sempre simmetrica sarebbe stata caricata da carichi simmetrici e quindi tutto quello che abbiamo detto sarebbe stato vero cambiando segno qui e quindi avremmo trovato per una struttura caricata in modo simmetrico che B è 0, avremmo trovato B uguale a 0, ma A e C, su A e C e su C non avremmo potuto dire nulla e quindi la struttura l'avremmo potuta ridurre da 3 volte per statica a 2 volte per statica. Questa volta siamo stati fortunati e l'abbiamo ridotta a 1 volta per statica. L'abbiamo ridotta ad essere 1 volta per statica. A questo punto il problema 0 è sempre scarico. Il problema 1 è quello con B uguale a 1. E quindi, diciamo, se questo vale L, questo vale L e questo vale L, quest'angolo è 45 gradi e quindi che cosa possiamo dire? Chi è N1? Beh, qui è certamente 0 e qui è certamente 0, no? Vediamo sulle parti oblique. Beh, sulle parti oblique che cosa potete dire? Potete dire io taglio qua sulla parte obliqua e poi voglio che la struttura sia in equilibrio. E quindi se io qui ho una forza 1, qui per renderla in equilibrio devo contrastarla con una N1 fatta così, con una P1 fatta così e con una M1 fatta così. E quindi trovo, ad esempio, se io faccio il bilancio della forza in questa direzione, trovo che N1 è pari a meno 1 su radice di 2. E quindi io qui ho un meno e l'intensità è 1 su radice di 2. Se fate la cosa dall'altra parte ottenete lo stesso risultato in modulo ma con diverso segno. Vediamo ora T1. Beh, T1 sempre da qui potete dire che con un bilancio delle forze in questa direzione T1 è pari invece a più 1 sulla radice, quindi qua avete un più 1 sulla radice di 2, di conseguenza anche qui un più 1 sulla radice di 2 e qui invece avete il T che vale 1 nella parte orizzontale. Nella parte orizzontale, facendo un taglio qui, ottenete che vale meno 1. 1 sulla radice 2 è 0,7 e quindi 1 deve essere grande così. Stessa cosa dall'altra parte. Abbiamo detto meno 1. Ok. Vediamo ora M1. M1, beh, certamente qui M1 vale 0 perché qui non ci sono coppie concentrate, è un estremo libero da momenti. Poi la T è sempre costante, quindi avremo una M1 che è sempre lineare
qui avete una T che vale 1, la lunghezza è L e quindi al massimo arriverà a 1 per L con le fibre tese in basso. Qui verrà riportato sempre L, perché non ci sono coppie concentrate in questo spigolo. Poi qui la T1 vale 1 su radice di 2, è lungo radice di 2L, e quindi ci sarà una... vale radice 1 su radice di 2 per radice di 2L, ci sarà uno sbalzo di L, perché la M qui parte da L e arriva o in 0 o in 2L. Beh, però essendo una struttura antisimmetrica arriverà certamente in 0. Scusate, essendo una struttura antisimmetrica ed essendo questo punto sull'asse di simmetria, questa M arriverà certamente in 0. Se volete trovarlo in modo analitico, semplicemente che cosa potete fare? Potete semplicemente, anche non in modo analitico, anche semplicemente eseguendo un taglio qui, un pochino spostato a destra, così beccate la M della parte di destra, e poi fate il bilancio delle forze del tratto che rimane. Qui avete una forza verso l'alto che vale 1, qui dovete per forza avere una forza verso il basso e nessuna coppia. Questa forza naturalmente avrà due componenti, la componente di N e la componente di T, che già abbiamo disegnato qui. E beh, quello che vediamo dall'altra parte deve essere una cosa esattamente... deve essere antisimmetrica. Infatti dall'altra parte qui le ripetete stanno sopra, qui uno si deve riportare la L qua e quindi qui il diagramma arriva fino a qua, e quindi questo è il diagramma della M1. Ci sono domande, andiamo al principio dei lavori virtuali. Il lavoro delle forze esterne è sempre zero, anche in questo caso, perché delle uniche forze sulla struttura erano dovute a una cerniera che non si rompe né in modo elastico né in modo plastico, e quindi la forza esterna è nulla, 0 uguale alle forze interne. Vediamo ora il contributo di N. Qui non c'è contributo, il contributo sta sulle parti oblique, quindi abbiamo un integrale fra 0, ad esempio della parte di destra abbiamo un integrale fra 0 e radice di 2L di chi? Di N1, che moltiplica la parte meccanica e la parte termica. La parte meccanica, abbiamo detto che se la struttura è puramente flessibile non c'è, non ha contributo nella deformazione, mentre nella parte termica abbiamo alfa T barra. Ma il T barra di destra com'era? Che stavo da dire quello giusto? Negativo, e quindi qua abbiamo un meno alfa imbarcato. Ma qui a destra abbiamo sempre un N1 vale meno 1 su radice di 2, la parte di sinistra invece N1 vale più 1 su radice di 2, l'incremento di temperatura è più T barrato, quindi è lo stesso, esattamente lo stesso contributo, quindi basterà mettere un 2. Facendo subito i conti, cosa vedete? Meno e meno se ne vanno, 2 su radice di 2 rimane radice di 2, e quindi tutto è un radice.
radice di 2 alfa t barrato che moltiplica radice di 2 l, e quindi 2 alfa t barrato l. Più il contributo della m. Il contributo della m sta qui. Pensiamo ad esempio al tratto orizzontale. Questo tratto è un integrale sempre fra 0 ed l di chi? Di m1, e m1 in questo tratto vale s, perché è una retta. In 0 vale 0 e in l vale l. D'altra parte, se t1 è 1 qui, 1 meno 1, il coefficiente angolare della m, della retta in m, deve essere pari a quello al valore di t, quindi è proprio s. E quindi dovete fare s che moltiplica b per 0 più b, s che moltiplica m0 più b volte m1, ma m0 non c'è, quindi rimane S quadro B diviso Km, più indesse, più l'integrale invece della parte obliqua. Beh, nella parte obliqua conviene prendere una scissa curvilinea invece che va dall'alto verso il basso, sempre questa scissa curvilinea qui. Quindi è un integrale che va da 0 a radice di 2L di chi? Di m1, ma chi è m1? Beh, è sempre una retta che in 0 vale 0 e in radice di 2l vale l. E quindi m1 vale s diviso radice di 2. Ancora una volta, questo per s. Derivato alla seconda per b diviso km, per lo stesso motivo. Questi qua si fa un integrale dal quale si evince però subito che b è negativo. Allora, facendo subito la considerazione, prima di fare i conti, qui la b com'era? A destra in alto, in basso? In alto. Qui era l'incremento di temperatura, qui com'era? A destra? A destra negativo? Dove è scritto negativo a destra? E quindi a sinistra positivo. E quindi la deformata qui come sarebbe? Così. Che qui si raffredda e qui si scalda, e quindi voi volete, la cerniera vuole che il vento su questo punto vada verso il basso, quindi eroga una forza opposta a B, e quindi viene. Quindi è giusto che B sia negativo. Quanto vale B? Ci sono i conti da fare. Ah no, noi abbiamo scritto questa integrale nella parte orizzontale, quest'altra integrale nella parte obliqua, nelle altre due parti, orizzontale ed oblique, faremo gli stessi conti, quindi basterà moltiplicare per 2, qui e qui. Poi questi due se ne possono andare con questo, poi il Kn se ne può andare e mettersi qui, e quindi qui che cosa abbiamo? Abbiamo A barrato L Kn diviso B uguale, ci mettiamo pure un meno, l'integrale di S quadro fa L al cubo terzi, l'integrale di S quadro è un po' più complicato perché cosa abbiamo? Abbiamo quindi più innanzitutto 1 sulla radice di 2 alla seconda fa un mezzo,
l'integrale di s quadro fa s al cubo terzi, quindi avete un terzo s al cubo compreso fra i due, e quindi 2 radice di 2 l al cubo. E quindi questo 2 se ne va con questo, quindi avete uguale a l al cubo terzi che moltiplica 1 più radice di 2. E quindi è presto fatto vedere quanto vale b, perché b è uguale a meno alfa di barra Km diviso a moltiplicato 3 diviso L al quadrato che moltiplica 1 più radice di 2. Errori? Giusto o sbagliato? Domande? Credo che non ho tempo di un altro esercizio. Che ne so? Sì, fatto al caso precedente, cioè come se il vincolo dovesse essere una forza maggiore. Beh, però in questo caso effettivamente abbiamo un incremento di temperatura, innanzitutto su più lati. No. Ah no, non abbiamo fatto il caso del triangolo. Il caso del triangolo con sollecitato in modo simmetrico non l'abbiamo fatto. Comunque sì, io mi aspetto. E poi sono forze completamente diverse, perché in ogni caso, anche in un triangolo, se io questo è caricato in modo simmetrico, la forza al taglio qui è zero, anche perché si vede subito, perché se questi due si allungano uguale, questi si abbassano e non c'è nessuna reazione. L'unica cosa che può succedere è che siccome questi due si allungano, tendono anche ad allontanarsi. E quindi io mi aspetto che se io qui ho un tibarrato positivo e qui ho un tibarrato positivo, mi aspetto che ci sia una forza fatta così, perché mi aspetto che questi due senza cerniera siano così, diventino così, e quindi mi aspetto che qua ci sia una forza che lo tira indietro. Poi mi aspetto anche, vabbè, qui non c'era la cerniera, ma se ci fosse stato un momento, sono simmetriche. Al momento è diverso da zero e me lo aspetto in che modo? Beh, è difficile vederlo intuitivamente da questa figura, ma è difficile vederlo da questa figura, niente, vabbè, bisogna fare i conti oppure ragionarci un pochino per sapere il momento in un caso simmetrico quanto deve essere grande, in che segno deve avere. Che uno deve giocare sul fatto che questo angolo rimane uguale, quindi due si allungano, forse è zero possibile, però sarebbe comunque un caso, se venisse zero. Si dovrebbe dire zero, perché ho detto non è zero? Questo è il dritto, quello si allunga, dovrebbe venire
venire 0, però non ne sono sicuro, uno dovrebbe fare i conti. Ecco, quando l'intuito non ci aiuta, non fai i conti, non ci fa niente. È un quarto d'ora di conto, che uno deve fare il problema due volte iperstabile. Abbiamo detto che quando questo è caricato in modo simmetrico, di questo incastro soltanto la parte tagliante annulla. Invece la parte normale e la coppia, che sono di per loro simmetrici, e rimangono diversi da zero, e quindi va impostato un problema due volte per statico. Quindi applicando il principio dei lavori virtuali due volte e andrà avanti. Dalle equazioni che si ricavano, l'applicazione di questo principio dei lavori virtuali per due volte, ottenete un sistema di due equazioni, due incognite, le cui incognite sono proprio queste equazioni vincolari. Le trovate. Se è zero, una di queste due incognite deve essere nulla.